residente e un commerciante del Viale Principe Umberto, qui da qualche giorno vivete una situazione insostenibile. Che succede? Quindi è una zona molto abitata, c'è una densità residenziale elevatissima, quindi il problema del parcheggio esisteva già da tempo, da anni. Da sabato hanno individuato queste aree di sosta e di parcheggio per gli autobus, in maniera, secondo me, ogni area di sosta è eccessiva. Lato valle c'è una serie di alberi, quindi l'autobus non può neanche accostare, eppure hanno individuato due aree di sosta abbastanza lunghe proprio a ridosso degli alberi, quindi gli autobus non possono neanche accostare. Quindi sono venuti a mancare circa una trentina di parcheggi in questa zona, proprio davanti al suo negozio. Già avevamo problemi con i clienti a parcheggiare, ora non riescono più a fermarsi. Andiamo dopo l'Arco di Cristo Re e c'è un'altra zona di rimozione dove praticamente non è possibile neanche fermarsi. Quindi a delle volte i clienti telefonano a dire: guardi, ci vediamo in un secondo momento perché non mi potevo fermare. E come prende io con l'agenzia, come il tabacchino, come il concessionario, siamo nello stesso, diciamo, punto, diciamo, critico della situazione. Anche adesso ci sono delle macchine parcheggiate sulle strisce, diciamo, riservate agli autobus. Quindi è una cosa inutile fare questi parcheggi dove in tutta la zona sono tutti occupati da macchine arbitrariamente e gli autobus continuano a fare il loro giro tranquillamente fermandosi in mezzo alla strada. Ci ritroviamo delle fermate che, calcolandole semplicemente con Google Maps, sono distanti tra di loro, in zone tra l'altro pianeggianti, circa 3 minuti a piedi. Ovviamente ogni fermata sottrae decine e decine di parcheggi auto. Il problema si presenta soprattutto in quelle zone che sono altamente abitate. Ho chiesto pertanto di rimodulare queste fermate tramite l'utilizzo del piano generale del traffico urbano e collocarle in posizione mediana. La richiesta è stata indirizzata dall'ATM e poi inoltrata anche al Dipartimento di Mobilità, che spero possa intervenire per venire incontro alle richieste e alle esigenze dei residenti. I residenti nel frattempo hanno anche avviato una raccolta firme tramite i loro amministratori di condominio. Esatto, stanno avviando una raccolta firme perché sono davvero esasperati. Si tratta non soltanto di zone quali il Viale Principe Umberto, ma anche il Torrente Trapani Basso e il Viale Boccetta.